Eccoci qui nel, diciamo, ultimo obiettivo che mi ero posto, anche se in realtà ce n'è un altro, se farò in tempo vediamo. Siamo qui lungo il fiume sotto San Bocchetto, c'è una grossa spiaggia che sarebbe anche raggiungibile, non è molto alto lì. Oddio, c'è un saltino da fare, si potrebbe poi percorrere, però siccome ancora sono smanicato, siccome i rovi ed erbacce, già prima mi sono cambiato apposta, appositamente, ho messo questi, perché la mia sicurezza personale è più importante, se permettete, oltretutto non infastidisco nessuno se non quelli che già si infastidiscono solamente per sentire. Vedete che non riprendo più nemmeno la mia faccia, così almeno qualcuno avrà un motivo in meno di infastidirsi, però per la voce cerco di ridurre al minimo, ma per quelli che invece gradiscono questi video una spiegazione minima dovrò pur darla su dove sono, dove mi trovo e che cosa sto facendo. Chiarito questo, ho parcheggiato qui a San Bucchetto dopo il ponticello, proseguo per questa stradina a piedi, dovrei trovarmi a un certo punto in una struttura che ho visto dall'alto tramite Google Map e non ho capito ben che cosa rappresenti alla fine di questa strada. O un mulino, cosa non assolutamente non improbabile, visto e considerato che ai mulini, pizzicotti, vedete ancora questo periodo qui, sembra un mondezzaio, c'è un altro stradino migliore dell'altro che va verso la spiaggia, chiamiamola così, lungo il fiume. Io però fino a che posso proseguo qua, ma ci picchia. Questo è un calabrone, adesso se non riprende il fuoco, comunque ve lo dico io, è un calabrone, speriamo che non ci siano. Vi dicevo, c'è una struttura che potrebbe essere un mulino, come ce ne sono diversi. Ce n'è uno anche a Treia, un po' più giù, anzi più su, lungo il fiume ad esempio. Oppure una piccola centrale elettrica, più improbabile. È comunque una struttura in mattoni, quindi che attraversa completamente il fiume. Lì c'è un pozzo. Purtroppo questo è un periodo che è più gradevole andare in giro, si possono portare degli scarponcini finalmente, senza che è sempre caldo, però senza che il piede proprio alla fine perda quasi sensibilità. Però purtroppo il lato negativo è che ci sono ancora, beh, le piante, c'è un rigoglio, quindi anche piante che pungono, ma non è tanto quello, sono gli insetti, che poi questo periodo ancora, soprattutto i vespidi, le varie specie, fino ad ottobre purtroppo sono particolarmente attive.
batteria è rimasta una sola tacca e quindi non so adesso quanto tempo rimanga. In realtà ho speso sia tempo che carica prima facendo quei giri che insomma non erano in programma. Vediamo un po', se lì c'è un cancello andremo da un'altra parte, tanto qui le pannocchie, sembra che le abbiano raccolte, non ce n'è più neanche una. Vabbè, poi qui al margine capirai, queste sono le prime che partono. Se qui è bloccato bisogna passare di sotto. Vediamo un po' se quella struttura è già visibile in qualche maniera. No, è parecchio lontana. Vediamo un secondo. Allora, sono passato sotto per un'altra stradina, anche se in realtà passavano dei ciclisti, quindi al ritorno passerò di lì pure io, non c'è problema. Questo è il fiumiciattolo, qui si riduce ad essere un fiumiciattolo, qui si ricollega e qui c'è questo passaggio, ma non è esattamente la struttura che avevo immaginato io, acque profonde, cioè che avevo visto io, quindi questo probabilmente è solo un affluente. Vedete che lì c'erano degli argini in mattoni crollati, erano probabilmente lì. Quindi qui anche una foto ci sta bene. Ah, guardate un po' qua, queste sono le acque profonde, ecco, insetti in faccia, queste sono le acque profonde che servono per la canalizzazione. Sì. E questa credo un tempo fosse una specie di livella, ma adesso non alza più nulla, è semplicemente murato. Ah no, invece alza, c'è ancora il meccanismo qui a seconda qui dell'altezza, che mi sembra abbastanza alta, è quasi a pelo, quello alza, però più di tanto, per quanto possa alzare, è proprio qui il ciglio che non regge, che non tiene. Quindi non lo so l'utilità. Vediamo un po' la foto. Lì tutto l'argine c'era una volta. Forse addirittura un ponte, chissà. Qualcuno è arrivato fino a qui a scrivere con il pennarello.
acque profonde, mi chiedo quanto, sicuramente qualche metro. Ah, lì c'è un parco solare come al solito, non manca mai in questi luoghi. E adesso vediamo un attimo dove porta, anche perché questa strada è molto lunga. Se devo essere sincero. Allora, credo che la struttura che ho visto io fosse quella, non lo so. Vediamo un attimo. Sinceramente mi trovo un pochino privo di punti di riferimento. Credo che sia quella comunque. Attiva, non attiva, che ne sai. C'è una specie di deposito, magazzino infestato di amianto. Qui hanno fatto degli argini un po' così alla lasciame perde di terra, che oltretutto li hanno fatti da quell'altro lato e non da questo. Però giustamente forse hanno detto, siccome dall'altro lato c'è Sambuceto e quindi il paese è più importante farlo dall'altro lato piuttosto che qua, che sì, ci sono delle case abitate come quella gialla. Però insomma non ce ne sono molte, c'è quella lassù abbandonata è comunque molto più in alto. Allora, la struttura dovrebbe essere questa qui, che ho visto io. Sì, sicuramente è questa. Faccio la foto. Non so se è un sistema di chiuse, boh, non ho idea. C'è un cancello, quindi non posso andare lì a vedere com'è là sotto. Mi chiedo se sia attraversabile, perché se c'è un cancello anche lì non si attraversa proprio nulla. È molto stretta. Qui l'acqua è proprio stagnante, ha fatto la mucillagine. Lì ci sono delle chiuse che sono effettivamente chiuse perché c'è troppa acqua evidentemente. Qui stanno facendo dei lavori di canalizzazione. Comunque qui è abbastanza pericoloso perché è proprio a pochi centimetri. Qui sono acque credo molto profonde. Comunque si direbbe semplicemente un sistema di chiuse, niente di più. Non so poi se dentro c'è qualche marchingegno che riesce a trarne beneficio. Ecco. Forse qualcosa c'è un camino, chi lo sa. Però non è attraversabile, quindi il mio piano, diciamo, lì c'è un'altra parte della chiusa. Io avrei voluto attraversare, purtroppo è impossibile. Quindi niente. Qui oltretutto il fiume si ingrossa abbastanza, proprio perché c'è questa presenza che blocca l'acqua e che quindi rende tutto più, rende l'acqua più profonda. Lì poi è proprio chiuso il
il percorso, è inutile arrivarci. E niente, questo è così, l'acqua è veramente sporca. Però qualcuno c'è arrivato lì. A scrivere ci sono arrivati. È un peccato, mi sarebbe piaciuto poter attraversare, ma come faccio? Forse hanno scavalcato. Addirittura sono arrivati lì per fare quello scarabocchio. Tanto zanzare qui, proprio zona paludosa al massimo. E niente, se non trovo, se non trovo un punto di passaggio, il mio percorso finisce qui e ritorno alla macchina. Immaginavo che avrei incontrato difficoltà nell'attraversamento del fiume. Anche avevo visto questa struttura, pensavo, ma chissà se. Che schifo, guarda che roba. Sembra neanche mucillagine, proprio detersivo mischiato a merda, roba decomposta, forse qui dai campi anche, vado a sapere da dove arriva. Comunque questo, tanto questa è tutta roba, adesso è qui bloccata. Ma piano piano scende, scende. Ecco qui. Questi sono passati di qua. Sì, scavalcare non è difficile, però insomma, non è il caso. C'era anche il filo spinato una volta. È un vero peccato, non. Anche passando di là, che là io ho attraversato un ponticello. Però niente, perché dopo lì c'è comunque un affluente che va verso di là. Lì c'è l'ennesima chiusa, è un sistema, insomma, è studiato bene, solo che non vedo sistemi elettronici, quindi credo che sia tutto manuale. E andare lì in mezzo quando magari c'è una piena non è molto salutare, forse, ma evidentemente si fa come tante altre cose difficili. Mi chiedo cosa sia quella roba. Si è spenta. Vado a capire cosa c'è lì dentro. Oltretutto quel palo non collega più niente, a meno che non sia sotterraneo quel filo. Non sembra che. Ah no, ce li hai i fili invece ancora, e termina proprio lì. Qui c'è un campo lasciato al Maggese a riposare. E niente, quindi termino qui perché tanto. Ah, qui c'è una stradina, chissà dove va.
No, niente, c'è il fiume. È inattraversabile. Va verso il fiume. Sento dei rumori venienti da questa parte. Qui fa una serie di meandri. Eccoli. Purtroppo ci hanno disegnato le margherite. Chissà, magari cercando un passaggio si potrebbe anche trovare. Fatta la foto. Il problema è quel pezzo là, che là dovrebbe essere profondo. Qui bisognerebbe venirci in un momento di secca. Però adesso andiamo verso la stagione delle piogge, tanto bene o male. E con degli scarponi, degli stivali in gomma, che poi anche lì bisogna sempre stare attento. Si sa mai il fiume, fare dei bei scherzetti. Quindi concludo, ormai tanto la batteria se ne sta andando, tra un po' mi lascia per conto suo. Niente, quello discorso comunque rimane valido. Se avete le possibilità, anche voi, per una seconda macchina fuoristrada 4x4 usata, secondo me è un investimento, anche se la tieni in garage, per un futuro che non si sa mai se ti dovesse servire, ovviamente mantenuta e tutto in efficienza. Pronta a partire. E poi, se invece, come sarebbe giusto e meglio, fate dei giri come quelli che faccio io, evitando di distruggere la macchina che usate quotidianamente, magari in utilitaria, anche meglio. E quindi vi saluto, adesso io riprendo la stradina.